esordio in campionato da incorniciare sul piano personale? No, sicuramente sono contento, è stata una partita, una prestazione positiva, visto anche come si era messa. Avevamo preparato la partita cercando di evitare la loro pressione forte nei primi minuti, e ce l'avamo riusciti, perché comunque secondo me loro sono una squadra forte in questo campionato, e l'hanno dimostrato. Quando magari la partita stava iniziando un po' a assestarsi, diciamo, l'espulsione di Gianluca sicuramente ci ha condizionato, ci ha costretto a cambiare partita, però ovviamente noi ci siamo fatti trovare pronti tutti, e personalmente sono contento anche per essere riuscito a portare a casa il pareggio senza subire gol. Che Perugia hai visto? Ho visto una squadra che sinceramente oggi mi ha reso orgoglioso, perché avevamo avuto tante altre occasioni prima anche del lockdown famoso che ha fermato il campionato, per confermare un po' le partite positive fatte magari prima di alcune che poi avevamo in casa, dove abbiamo fallito, a parte il risultato della prestazione magari, e quindi il mister ci ha detto più volte che ci aveva visto diversi sotto quell'aspetto al ritorno da dopo la chiusura di tutto, e secondo me oggi in campo quello che lui ha intravisto durante queste 3 settimane di allenamento si è vista, perché la squadra ha saputo soffrire, ha saputo compattarsi dopo l'inferiorità numerica, e nonostante quello ha avuto anche alcune occasioni per poter portare a casa addirittura il risultato completo, senza rischiare neanche eccessivamente. Tra soli 3 giorni si rigioca, soprattutto poi nella difficile trasferta di Cittadella. Come vanno affrontati questi giorni e anche la prossima partita dal punto di vista mentale? Allora, sicuramente a livello mentale bisogna cercare di essere più liberi possibile, perché comunque a questo punto, diciamo, io sono convinto che ci sono 8 partite giusto da giocare, che vogliamo chiamarle 8 finali, quello è, per cercare di rientrare nei playoff, e sono convinto che attraverso prestazioni come quella di Ascoli e come quella di oggi questa squadra ce la possa fare. Facciamo anche prima possibile i punticini che ci servono per levarci definitivamente la zona bassa, che ormai dista mi sembra 7 punti, quindi ancora non è matematica, però prima riusciamo a fare questi punti e prima avremo anche secondo me la testa ancora più libera per cercare di giocarci a viso aperto queste partite e puntare ad arrivare nelle prime 8. Grazie. Thank you.